Bentornati, una puntata che mi sento di definire fin da subito storica per l'importanza anche del contenuto e per ciò che diremo. In questa circostanza ho voluto farmi affiancare da un amico del canale che avete imparato a conoscere insieme a me, che è Pietro Mazzuca, al quale diamo il bentornato. Benvenuto Pietro, come stai? Ciao Gianluca, sto decentemente via. Oggi sono veramente contento che ci sta il nostro amico, carissimo amico, che proprio è veramente forte. Lo dici tu il Ecco. nome? Sì, perché insieme a te, anche grazie alla tua mediazione, abbiamo con noi l'ex magistrato Carlo Palermo, al quale ho chiesto preventivamente di poter dare del tu, quindi sono contento che abbia accettato, in modo da rendere il clima più amichevole. Quindi benvenuto Carlo. Ecco, io vi ringrazio, mi fa piacere pure del tono confidenziale, tra l'altro io sono meridionale, quindi è più facile anche per me un rapporto cordiale e amichevole. Va bene. Questa sera insieme racconteremo di un qualcosa che dovrebbe essere alla portata di tutti. Tutti dovrebbero conoscere quello di cui parleremo questa sera, non senza rischi, anche perché già solo nominando la parola trattativa scattano come delle allarme, delle sirene in quel di YouTube e in molti altri social, per cui veniamo attenzionati e non è sicuro che possa essere anche censurato o tolto il video. Quindi parleremo solo di trattativa, senza aggiungere il prezzo dopo, che tanto tutti quanti avete capito di cosa si sta parlando, ma partirei proprio da Pietro. Se mi vuoi fare anche un'introduzione, giusto per sottolineare anche l'importanza di questo incontro con i nostri amici da casa, al quale diamo il bentornato ai fedelissimi veterani, anche ai nuovi ascoltatori di questo format. Pietro, mi vuoi introdurre, come solo tu sai fare, il nostro Carlo Palermo, così capiamo anche l'importanza del momento? Io penso che non ci siano italiani che non conoscano il dottor Carlo Palermo, e per la sua validità come uomo, come persona, come uomo di cultura, come magistrato, ma soprattutto perché è una persona che ha dato tanto allo Stato italiano e ha rischiato in prima persona. A Pizzolungo è successo qualcosa che gli italiani dovrebbero tenere sempre a mente. È stato un magistrato che ha cominciato a Trento, dove lì ha avuto delle intuizioni favolose, oltre che delle carte fantastiche, che è riuscito a conservare, addirittura a conservare. Vedete, quando uno è attaccato al proprio lavoro, e molte di quelle carte le ha spedite in Sicilia, dove sono rimaste inevase, diciamo così, inevase per usare un eufemismo, e vi chiedo scusa se aver usato questo eufemismo, che ha recuperato qualche anno fa, dopo che è andato in pensione, perché le sue indagini, le sue ricerche, i suoi studi su tutto ciò che è successo in questi anni sono il faro illuminante di almeno gli ultimi 30-35 anni. Conoscere quelle carte, conoscere oggi quello che lui aveva intuito allora, è veramente come fare un salto nel passato guardando al futuro. E cosa dire di più? Ascoltiamo direttamente il dottore Palermo. Ma io ho sempre detto che si è trattato di un'occasione irripetibile, perché la mia attività a Trento e Trapani come svolgimento di attività di indagini, e il periodo dalla fine del 79 fino a tutto l'85, perché praticamente
le mie indagini subirono una sospensione solo temporanea a Trapani nell'84, quando tutte le mie inchieste vennero nella loro residua parte, nella loro ultima parte, perché avevo già esaurito, diciamo, quelle parti precedenti, vennero inviate fino all'ultimo documento a Venezia, e quindi mi ritrovai con una scrivania completamente vuota, svuotata di qualcosa come 300.000 pagine di documenti, dall'oggi al domani, su disposizione della Corte di Cassazione Sezioni Unite, su richiesta della procura, del procuratore generale della Cassazione. Quindi io avevo lavorato praticamente quasi 5 anni ininterrottamente con quelle metodologie previste dal vecchio codice, e cioè con quei poteri di indagine ampli che erano allora delegati alla figura del giudice istruttore. E ripeto, fu soltanto nel mese di ottobre e novembre del 1984 che venni spogliato da queste carte. Però, ecco, sempre parlando di circostanze irripetibili, perché non poteva essere immaginata una organizzazione che mi mettesse a disposizione 10 giorni dopo la possibilità di continuare a svolgere una funzione investigativa, passando sia pur dalla parte del giudice istruttore a quella di sostituto procuratore a Trapani, ovvero all'origine della mia inchiesta di Trento. Quindi ci sono state delle fatalità che hanno avuto però un'importanza fondamentale, perché a Trento avevo sequestrato atti, documentazione che era proprio collegata a Trapani. E quindi, a parte rapporti di carattere personale che vennero da me intrattenuti con i magistrati, con Giacomo Ciaccio Montalto di Trapani e con i magistrati siciliani, in particolare con Giovanni Falcone e con Rocco Chinnici, che furono i magistrati che ebbi principalmente occasione di conoscere in quel periodo. Ecco, praticamente andando a Trapani io mi ritrovai nella stessa realtà che avevo vissuto a Trento, e a Trento le mie indagini si erano scontrate con solo parzialmente alcune attività coincidenti, e cioè era prevalentemente la parte che riguardava i traffici di droga e di stupefacenti. Questa era la parte
che veniva sviluppata in quell'epoca dai magistrati di Trapani, così come dai magistrati di Palermo. La mia caratterizzazione particolare rispetto alla loro era che tutta questa parte che riguardava i traffici internazionali di stupefacenti in breve tempo, cioè dall'80 all'82, transitò alla fase in cui ai traffici internazionali di stupefacenti venne a sovrapporsi l'indagine che riguardava i traffici di armamenti, e questi mancavano invece ai magistrati siciliani. Quindi vi fu una sovrapposizione proprio nella organizzazione, tant'è che poi a Trapani, poco dopo l'attentato, venne scoperta quella raffineria di Alcamo un mese dopo, proprio durante le indagini di approfondimento territoriale che seguì l'attentato, venne scoperto quel laboratorio che era stato indicato a me da un imputato che si chiamava Totta Gennaro, che io ascoltai, che interrogai nell'ottobre del 1983, perché me lo indicò Giovanni Falcone: vai a interrogare Totta Gennaro, perché probabilmente sa qualcosa su questo rapporto tra la mafia Cosa Nostra siciliana e la mafia turca. E lui mi disse questo ricevendo in contraccambio la possibilità di interrogare i miei massimi imputati nel traffico, in particolare della droga, ma che già si occupavano, però avevano a me descritto anche la parte dei traffici di armi, ma che erano proprio gli imputati che erano a più contatto proprio anche con l'organizzazione siciliana, cioè erano i garanti turchi in Italia e conseguentemente erano a contatto con i capi di Cosa Nostra che avevano agito indisturbati fino a quel periodo. Quindi sto parlando della organizzazione che vi è stata fino circa all'80-81, ecco, quando è subentrata poi l'ultima mafia, l'ultima, quella che noi conosciamo di più, perché è quella che ha agito nel periodo degli anni 80. Ecco, e conseguentemente è stata proprio una prosecuzione, ma non è stata solo una prosecuzione su quello, perché sarebbe veramente riduttivo. Il fatto è che io a Trento, come ho detto, mi ero occupato dei traffici di armi, però ho degli armamenti anche pesanti. I miei imputati erano anche muniti di nulla osta di segretezza NATO per quanto riguarda gli armamenti.
E quindi io come magistrato mi trovavo di fronte personaggi che operavano su armamenti in relazione ai quali loro avevano disponibilità di agire, cioè di fungere da operatori nella distribuzione, quindi nei rapporti tra le fabbriche e i destinatari finali, reali. Io mi ritrovai non solo ad andare ad abitare per poco tempo, perché poi di lì mi cacciarono in una struttura militare proprio della NATO, ma poi sono cose che ho scoperto e sono emerse ufficialmente anche dopo. Ma poi Trapani risultò essere non solo ciò che era noto dal passato, cioè quel centro operativo che indicò il momento di raccordo nell'ultima parte della Seconda Guerra Mondiale e inizio del dopoguerra, della liberazione dell'Italia, diciamo liberazione dell'Italia dopo il fascismo e quindi dell'inizio di quella fase di sovrapposizione del potere degli Stati Uniti con l'inizio non della trattativa Stato-mafia, ma dei rapporti Stato-mafia, dei rapporti che nacquero immediatamente in quanto i nostri servizi dopo la guerra nemmeno esistevano, cioè i servizi furono figli dei servizi OSS che entrarono in Italia, quindi quel rapporto che essi intrattenerono da una parte i soggetti mafiosi, ma dall'altra con quelli che si prestarono a formare gli apparati segreti dell'Italia, non sono stati altro che la continuazione di quelli che vennero esportati in Italia. E stiamo parlando dei personaggi che hanno non solo operato in Italia, quindi hanno, perché come operarono in Italia, operarono nel resto del mondo, quindi attraverso metodologie Fermo solo un attimo perché volevo mettere un punto e virgola, ma soprattutto un evidenziare un qualcosa di che tu ci stai raccontando giustamente con tanta tranquillità. Ma stanno venendo fuori delle cose che sono di un'importanza inaudita. Innanzitutto, mi soffermerei anche sul fatto che sul liberata, tra virgolette, lo stai dicendo tu, Carlo, che nel senso ha una valenza un po' diversa rispetto a quando lo diciamo noi anche nelle nostre puntate, perché cambia proprio il peso delle parole in base a quello che tu ci stai raccontando. Si è parlato anche di NATO, si è parlato anche di armi, e allora, visto che Falcone ha un po' sdoganato il follow the money, seguite i soldi, io qualche parola in più su questo tipo di traffici che in qualche modo tutti, bene o male, immaginano. Ma mi soffermerei innanzitutto su questa segretezza NATO di cui ci hai parlato, nel senso che un magistrato in un'indagine ha trovato quello che è un blocco di segretezza, quindi questo è quanto mai. Non solo italiano, Ecco,
quanto mai strano, poiché anche qui l'importanza, andiamo a vedere un pochettino che interesse può avere la NATO a bloccare, se sì, ha interesse. Ecco, però io vorrei precisare qualche concetto che forse è un po' confuso, perché noi siamo stati abituati sempre a considerare la NATO come la NATO e quelle diciamo quegli accordi segreti che vi erano prima della NATO, cioè come qualche cosa che riguardassero l'Italia, Gladio, che vennero creati dopo, negli anni appena successivi alla fine della guerra, come qualche cosa che di territoriale riguardava l'Italia, riguardava la Francia, alcuni paesi. Siamo abituati a ragionare come se si trattasse di avere davanti una cartina geografica, però non è così. Non è così, perché in quelle indagini di Trento non c'era la cartina geografica, c'era tutto il mondo. C'era tutto il mondo, cioè praticamente c'era la realtà, era una fotografia della realtà, e quindi nella fotografia della realtà non è che era scritto NATO, erano scritti tutti i paesi del mondo. E quindi vi erano quelli che riguardavano l'Europa, però vi erano quelli che riguardavano l'Asia, l'Africa, l'Est, la Cina, l'Unione Sovietica, la Corea del Sud, la Corea del Nord, tutta l'intera Africa, i paesi del Sud America, oltre che del Nord America. Cioè praticamente quando si parla del governo della guerra, del governo che viene manovrato attraverso il potere militare nel mondo, sarebbe più corretto parlare della CIA, sarebbe più corretto parlare degli NSA, sarebbe più corretto cioè parlare di quegli altri apparati che poi sono quelli che materialmente anche sulla base di carte e documenti, quei pochi che emersero alla fine degli anni Ottanta, quando venne disvelata l'esistenza di Stay Behind, di Gladio, emersero, no? E che indicarono che quegli accordi vennero fatti tra la CIA, no? Con la CIA. Ecco, la CIA noi oggi non la sentiamo nominare, no? Perché noi sentiamo nominare il direttore della NATO, il direttore della NATO, il direttore della NATO, come se fosse un organismo reale, decidente in prima persona, ma non è per niente così, perché ripeto, la NATO è una struttura, è un apparato
ma dopo la guerra vennero creati altrettanti organismi che operavano nell'est del mondo per tenere sotto controllo il comunismo, che non era anche già allora rappresentato non solo dall'Unione Sovietica, ma era rappresentato dalla Corea, era rappresentato dalla Cina, nel continente degli Stati Uniti era rappresentato attraverso, nell'est veniva chiamato SEATO, questa organizzazione che da noi si chiamava NATO. E altrettanto vi era questa struttura anche che operava nei paesi dell'America, dell'America del Sud, dove il comunismo aveva comunque preso piede come contropotere rispetto ai poteri. Ecco, voglio dire così, quindi noi naturalmente poi stiamo parlando di un potere giudiziario, no? Il potere giudiziario ha delle delimitazioni territoriali, quindi e la stessa nostra concezione che si è costruita della storia si è costruita su quelle poche nozioni che ci sono state rappresentate dai mass media, ma ripeto, sono vincolate da cartine geografiche, mentre invece il potere sul mondo non è che sa guardare tanto per il sottile. Quindi armi e droga, sempre ripigliando il discorso del dottor Palermo quando era a Trapani, dice il dottore Palermo che le armi hanno sicuramente una visibilità della provenienza. Guardi l'arma e dice proviene da lì. La droga no, la droga non ha nessuna connotazione, può arrivare dappertutto il laboratorio di partenza, passa attraverso Trento, arriva in Sicilia e poi la rismistano dappertutto. Questo è il concetto fondamentale che nessuno aveva scoperto prima. E questa è la valenza terrificante, se vogliamo, dottore, perché lei purtroppo lei è la più persona. Ma era in qualche modo anche percepita da Giovanni Falcone, perché anche lui si è imbattuto in certi personaggi turchi o thailandesi, tanto che ad esempio nel periodo dei giorni in cui si maturò l'attentato e la strage di Via Pipitone contro Chinnici, lui si trovava in Thailandia, no? Sì, questo diciamo esame circa i fornitori, è per questo che ho detto è stata una circostanza unica e irripetibile, perché dette a me la possibilità di incentrare proprio l'attenzione sui fornitori della morfina base dell'eroina. Questo è il con quello, diciamo, c'è una chiave di lettura che è storica, è impressionante, perché ti dà il modo anche di spaziare
su qualche cosa che non è la droga, è la cultura, sono i rapporti, cioè noi viviamo di contrapposizioni, specialmente nella nostra epoca, però non dobbiamo dimenticare, e questi fatti che sono pur criminali non ci possono far dimenticare che cosa ha rappresentato la Sicilia nella storia, perché la storia della Sicilia è di una estrema importanza, perché indica proprio il luogo in cui le culture si sono mescolate e si sono quindi intrattenuti anche geneticamente le connessioni anche familiari che poi attraverso il tempo hanno espresso questi rapporti che poi sono diventati di affari, ma prima sono stati dei rapporti innanzitutto di popoli che hanno stazionato nel nostro paese. Quando noi vediamo che a Trapani esistono le tracce che non sono confondibili, perché hanno le scritte dei caratteri dei Fenici, degli Assiro-Babilonesi, c'è dietro la storia, c'è dietro la cultura, ci sono dietro i rapporti tra le religioni, c'è dietro la storia dell'uomo. Quindi come ci si può meravigliare che a Trapani, quando nel 1986 vengono scoperte le logge Scontrino, rinvengono anche le fotografie dei rapporti con persone ovviamente di quel momento particolare storico, nome e cognome, Michele Papa, che era di Catania, ma che era il sostituto di Gheddafi in Italia, che era però nello stesso tempo anche il presidente dell'Associazione Musulmani d'Italia, e nelle carte, nei documenti che io avevo sequestrato a Trento solo poco tempo prima, in quelli che riguardavano i Rosa Croce, che sembra un nome che viene dal passato, però i documenti portavano l'anno 1983, marzo 83, erano di anche di 7 giorni prima della mia perquisizione, quindi proprio. Vengono indicati i vari soggetti che appartengono a questa confraternita, chiamiamola così, perché originariamente era nata come una confraternita, poi si è trasformata in massoneria, però. E tra queste ci sono i musulmani, i fratelli musulmani, quindi sono cose scritte, non è che sono cose elaborate da me dal pensiero, quindi le cose che avevo trovato a Trento sono le stesse cose che sono presenti a Trapani, ma sono presenti nella storia di Trapani,
e quindi fanno anche un po' sorridere a volte certe contrapposizioni che oggi noi viviamo con accentuazioni e sottolineature di contrapposizioni quando sono presenti dentro la nostra storia. E anche le guerre, le jihad, queste cose qui, ci si rende conto che sono delle forzature che sono state fatte dall'uomo, sono state volute dall'uomo per esercitare il potere del mondo e quindi attuare, provocare quelle contrapposizioni che poi hanno dato luogo alle guerre e poi quindi a tutto ciò che noi stiamo vivendo. Ecco, quindi diciamo che la Sicilia ha rappresentato un punto di raccordo tra quello che è stato il cuore del vecchio continente, della culla, quella che si è sempre ritenuta sia stata la culla delle civiltà, delle antiche civiltà greche, romane, assiro-babilonesi, insomma, con quegli imperi che però sono arrivati fino, ricordiamoci, fino alla Cina, fino, cioè, le tracce che sono presenti in Sicilia rispecchiano tutto il mondo antico. Poi, nel momento in cui è subentrato tra il 1700 e il 1800 il territorio degli Stati Uniti, delle Americhe, ecco, vi è stato il soggetto in più che si è introdotto nei rapporti internazionali. Però la radice è tutta qui. E in particolare nella Sicilia, ma noi non dobbiamo però criminalizzare tutto, perché non è così, non è così. Io sono ritornato proprio in questi giorni qui in Sicilia, in particolare proprio per approfondire alcuni di questi aspetti, perché quei documenti che io ho rinvenuto abbastanza, cioè, recentemente, nel 2021, e quindi e che parlano dei rapporti della Rosa Croce, insomma, mostrano e additano anche con maggiore precisione di quanto io ho indicato nei miei scritti fino ad oggi conosciuti, che anche quell'episodio che noi abbiamo indicato in Portella della Ginestra come il primo atto di vero e proprio terrorismo contro il comunismo, anche quello deve essere esaminato e riesaminato in altro modo, perché contiene in sé dei valori di contrapposizione anche religiosa. Sembra incredibile. Io vi riporterei un pochettino sul approfittare un po' di questa intervista per alcune cose che tutti quanti dovrebbero sapere, come per esempio quello che ci stava raccontando Pietro delle innumerevoli coincidenze che vedono nella città di Trapani un po' il fulcro
di gran parte di traffici, di poteri, ecco, quindi entriamo un po' nel vivo, se vi va. Diciamo così che non è traffici, è una sovrapposizione di poteri proprio, di poteri che noi siamo abituati normalmente a considerare separatamente, perché separatamente i magistrati ci sono arrivati, si sono creati dei casi giudiziari attorno a certi processi e siamo abituati a pensare che la nostra storia noi la ricostruiamo attraverso le sentenze, però non è assolutamente così, perché i magistrati intanto pervengono solo occasionalmente all'esame di episodi che debbono essere per necessità di cose criminali, però invece non è esatto che la storia sia solo composta da fatti criminali. La storia è storia, poi vi sono i fatti criminali, mentre le sovrapposizioni che riguardano in particolare Trapani rispetto a tutta la Sicilia, intendiamoci, è permeata di logge massoniche, no? Ma anche degli altri poteri. Però le caratterizzazioni di Trapani sono del tutto peculiari, perché vi è la mafia, vi sono i servizi, in primo luogo, ripeto, quelli americani, non quelli italiani. Quindi proprio la gestazione, la nascita del potere dei servizi segreti in Italia è proprio nasce nello zoccolo duro che di Gladio, di Stay Behind, la punta più vicina all'Africa, la punta più vicina nel centro del Mediterraneo. E quindi direi che i traffici di droga sono forse proprio l'ultima componente di carattere criminale che si è andata ad aggiungere rispetto a rapporti che invece preesistevano e che erano innanzitutto di carattere culturale. Poi si sono sovrapposti gli interessi di carattere politico e quindi, diciamo, di considerazione della Sicilia in un doppio ruolo. Si sono creati nel dopoguerra, quando è stato assegnato all'Italia un ruolo di avamposto, ma che è stato interpretato in Sicilia non in un modo nel modo univoco che avrebbero voluto e desiderato gli americani, perché l'Italia, la Sicilia, ereditava, rappresentava già un luogo di convergenza di altri rapporti, i rapporti con l'Africa e i rapporti con il Medio Oriente. Conseguentemente non può fare meraviglia che a Trapani vi siano stati rapporti che riguardavano cointeressenze con la Libia,
con i paesi, con la Tunisia, con tutti gli ambienti, con l'Egitto, con tutti i paesi africani e con il Medio Oriente, perché sono presenti nella nostra storia, punto. E quindi non dobbiamo dimenticare, perché noi abbiamo un'educazione storica veramente incompleta a partire dalle nostre scuole, ma che l'Italia ha avuto le colonie, cioè sembra quasi che noi dimentichiamo, proprio releghiamo nell'ignoto ciò che è presente nella nostra storia. E quindi non è che improvvisamente nel 47 nasce uno Stato occidentale, costituzionale, libero, democratico, ma dove? Ma non nasce assolutamente niente di tutto ciò, perché c'era un'altra realtà, e questa realtà e quindi continuata ad esistere, ad essere presente fin tanto che non ha creato problemi e fastidi all'attuazione dei piani che interessavano gli Stati Uniti. Però l'Italia questo doppio ruolo l'ha continuato sempre a svolgere, quindi c'è, punto e basta. Quindi non è che noi possiamo prescindere da questo, così nemmeno oggi noi possiamo prescindere da questo. Caro, posso dare la Presente. parola a Pietro? Vorrei che ti facesse lui una domanda su quanto Sì. ci stai raccontando. Allora, io penso che il dottor Palermo abbia una miriade di informazioni da poterci dare, ma il tempo va circoscritto. E in questo tempo circoscritto, è vero, abbiamo parlato della loggia Scontrino, dove era Delle frequentata logge, da loggia. diciamo le logge egizie, Benissimo, egizi, che egizie. erano frequentate, questa in particolare, da alti vertici dello Stato, e abbiamo anche i nomi e i cognomi. Ma a parte questo, l'attività del dottor Falcone, ritornando ad Alla Giuari, è importante perché si capisce da lì, Ah, ecco, sì. quello che lei ha scoperto, quella che è la sua idea, tra le altre cose, per quale motivo viene a essere allontanato dall'Italia e per quale motivo Giovanni Falcone deve morire. Secondo lei. Giovanni Falcone ha avuto una storia che indubbiamente lo ha legato all'attività giudiziaria che egli svolta, no? Quindi, come ho sempre ricordato, lui si è in particolare proprio occupato di tutto quel settore che in particolare ha riguardato la redistribuzione a livello mondiale, a livello planetario dell'eroina, di quella morfina, di quegli stupefacenti che venivano dal Medio Oriente, aggiungendovi quella ulteriore componente che di merce di scambio che era rappresentata dalla cocaina e che è subentrata negli anni Ottanta, quindi diciamo intensificando i rapporti a livello internazionale con questa nuova componente
dei traffici di droga che prima non era commercializzata a livello mondiale. Però è chiaro che i rapporti diretti tra Cosa Nostra italiana e Cosa Nostra degli Stati Uniti è qualche cosa che ha riguardato oggettivamente l'oggetto specifico delle indagini svolte dal dottor Falcone. E quindi il suo collegamento e la sua particolare specializzazione, cura, conoscenza e rapporti che ha avuto con le autorità investigative degli Stati Uniti e viceversa i rapporti che gli organi investigativi degli Stati Uniti hanno avuto con lui sono stati dei rapporti di carattere molto intenso, proprio perché l'oggetto delle indagini aveva questa grossa componente che li congiungeva e che, ripeto, almeno per quanto riguarda tutta l'epoca dal 1900, perché dal 1910-20 che Cosa Nostra dal Trapanese e in particolare si estende agli Stati Uniti, a Brooklyn e via di seguito poi. Ecco, quindi la notorietà e la estensione delle indagini di Giovanni Falcone ai paesi degli Stati Uniti è un fatto che si è verificato mentre lui era in vita, quindi divenne noto nelle sue indagini perché dall'arresto di Buscetta si è incominciato a conoscere ciò che prima era coperto solo semplicemente dall'omertà. Io casomai sono stato più conosciuto perché sono stato il primo a recarmi nell'espletamento di atti di rogatorie internazionali in Jugoslavia, in Bulgaria, in Turchia, cioè in questi posti perché io avevo mi ero occupato di quell'altra fase che era quella dell'importazione. Fatto si è che le situazioni poi si sono cambiate nel corso degli anni Ottanta, in quanto con il crollo del muro di Berlino si sono maturate delle situazioni che avrebbero dovuto evolversi nei conflitti internazionali che poi sono quelli che sono maturati negli anni 90 e purtroppo negli anni 2000, e quindi cioè portare a quella diretta contrapposizione tra i centri di potere mondiale che stiamo vivendo oggi. Ecco, Falcone venne praticamente fermato nel momento in cui si è passati da quella prima fase e si è transitati alla seconda,
quella operazione che è a tutt'oggi rimasta segreta, perché è tutt'oggi coperta da segreti di Stato, e che riguardano l'arresto in Italia di quel personaggio arabo e che si chiamava Al-Jawahiri, che venne estradato dall'Italia a seguito di un'ultima sentenza che venne emessa dalla Cassazione il 17 febbraio del 1992, con una decisione in cui erano presenti sia il presidente Corrado Carnevale, sia Valente, che era l'altro magistrato, che, con i quali per la verità invece si sarebbero dovuti alternare nelle pronunce su questi massimi livelli. Poi si è maturata con quella decisione della Cassazione, in cui non dimentichiamoci, il soggetto attivo richiedente era Bush Senior, il presidente degli Stati Uniti. Cioè, stiamo parlando ricorrente, attore, causa della Cassazione. Stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti, quindi che poi sia lo studio legale che dieci anni prima vedeva delle controparti che appartenevano alla P2 e come giudici soggetto un magistrato che risultò tra i nomi dei piduisti, che le tecniche processuali siano state le stesse, gli affidavit che non fanno parte dell'ordinamento dello Stato italiano, ma è qualche cosa che veramente a me lascia veramente interdetto nel dire: ma com'è possibile che ancora nessuno tira fuori, oltre a me, queste storie, che sono cose scritte in atti giudiziari emessi e pronunciati e oggetto di sentenze del 1992, l'anno delle stragi? Cioè, è qualche cosa che sembra un assurdo, ma è così. E quindi, certo, Giovanni Falcone, quando si è trovato un caso di questo genere, in cui a lui è stato presentato come il caso della prima estradizione da fare di un terrorista, è chiaro che lui l'ha esaminato correttamente secondo i principi di diritto. Un terrorista deve essere estradato sulla base di prove, quindi l'ha fatto. A lui però nessuno gli è andato a dire che c'erano accordi segreti che avevano ad esempio condizionato condotte politiche a Sigonella, mettendo al riparo terroristi e contrapponendo paesi che invece, cioè l'Italia e gli Stati Uniti, che invece per lui invece andavano assecondati. Cioè, esistono dei grossi problemi che mi rendo conto che vanno anche al di là di quelli che sono gli aspetti meramente processuali, però il povero Giovanni Falcone non c'è più.
sono delle verità che debbono uscire fuori, perché se non escono fuori, noi la storia ce l'abbiamo incompleta. Abbiamo delle storie descritte da collaboratori di giustizia che hanno fatto parte solo di una parte esecutiva di azioni criminose. Non abbiamo la composizione della realtà, dei fatti, quella che ha abbracciato la storia, la nostra storia, e in cui il 92 non è stata soltanto Capaci, Via D'Amelio e Mani Pulite. C'è stato il cambiamento dell'Europa, c'è stato il patto di Maastricht, c'è stato l'inizio delle privatizzazioni, c'è stata la nascita di quell'Europa monca, tra l'altro, che venne resa monca proprio sul suo nascere per una volontà, come al solito, eterodiretta degli Stati Uniti, perché l'Europa doveva nascere monca perché ci sarebbe stato il momento in cui, e il momento è venuto oggi, il momento in cui avrebbe dovuto soccombere di fronte a quell'imperialismo degli Stati Uniti, che non avrebbe dovuto ricevere ostacoli da parte dell'Europa. Cioè, noi oggi stiamo pagando le conseguenze non della semplice invasione di un paese che dal passato è stato etichettato come nemico dalle rivoluzioni leniniste, staliniste, staliniste, dal nazismo e compagnia via. No, noi stiamo pagando il conto della nostra sconfitta nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, nella posizione di subordinazione che non ci ha mai consentito di guadagnare la democrazia in Italia. Questa è la realtà. E l'Europa, allo stesso modo, paga lo scotto di non aver avuto la capacità di creare un'Europa veramente libera da quei condizionamenti che le sono stati imposti addirittura dal 43, cioè quando ancora non era nemmeno finita la guerra. E quindi il nostro destino è già stato segnato, e sembra incredibile, disegnato. Io specificherò, ripeto, perché è qualche cosa che lo sto comprendendo adesso, perché non è che io sono stato un infiltrato, qualcuno abbia parlato, ma Portella del Ginestra non è che rappresenta solo un atto di terrorismo, il primo atto di terrorismo in Italia, è un atto di guerra. È un atto di guerra che viene compiuto. È un atto di guerra che viene compiuto in esecuzione di un progetto massonico che già si pone il fine, già in quel momento, di distruggere la Chiesa. Cioè, la massoneria è un qualche cosa
che in questi raggruppamenti elitari che hanno come fine il governo del mondo e che rappresentano un'elite, ma sono quelle elite che poi sono quelle determinanti. Ecco, la distruzione delle chiese, la distruzione dei credi religiosi costituisce già l'obiettivo già scritto. Ecco perché quelle carte rinvenute a Trapani sono importanti, anche se dice: ah, ma c'è scritto sopra che viene risvegliata questa massoneria, risvegliata nel periodo delle colonie, quindi vuol dire che sono atti antichi, no? Allora dici così, ma sono meno importanti. Eh no, perché già dentro quelli è indicato il primo bersaglio che deve essere colpito, Portella della Ginestra. Cioè, è già disegnato quale piano, quello che debbono essere distrutte le religioni, perché le religioni in un modo o nell'altro si richiamano a principi morali. E quindi noi vediamo cadere piano piano le varie religioni. Ecco, cade la religione musulmana dopo il muro di Berlino, viene creato l'integralismo islamico, viene creato questo avversario perché nel frattempo la Russia viene ridimensionata, quindi debbono essere equilibrati i poteri. Quindi viene creato l'avversario per distruggerlo e conseguentemente viene distrutto un credo religioso, una cultura intera, no? Adesso viene distrutta il tentativo, questo, il credo religioso della religione cattolica, e rimane l'ultimo, il credo ortodosso, quello russo, quello che avrebbe dovuto, secondo gli auspici di Fatima, della Madonna di Fatima, rappresentare l'obiettivo finale della riunificazione, viene sfasciato tutto. E quindi attraverso la realizzazione di questi obiettivi viene creata quella situazione in cui al centro rimane la divinizzazione dell'uomo. È questo il progetto. Questo è il progetto. Il progetto è questo, e purtroppo dobbiamo constatare che sta andando a compimento secondo i piani. Questa è la realtà. E Giovanni Falcone, io, chi ci è capitato in mezzo e ha avuto delle occasioni di imbattersi in questi piani, è stato usato, è stato eliminato, e quindi poi il potere giudiziario. Il potere giudiziario, sì, io mi rendo conto che molti oggi si richiamano, intervenga la magistratura, faccia qualcosa. Però noi ci troviamo di fronte ai problemi dell'umanità, e di fronte a questi è difficile che i magistrati possano agire, perché si trovano, come dicevo, già fin dall'epoca, quando mi ci sono scontrato io. Beh, quando si parla del governo della guerra, ti trovi di fronte ai capi di governo, ai poteri veramente quelli invisibili, di fronte ai quali che cosa può fare un magistrato? Che cosa può fare?
difficile, ecco. Quindi di certo, dato che noi siamo soggetti, persone, e abbiamo una vita peraltro anche limitata nella sua durata, noi soggetti dobbiamo cercare di comprendere qualche cosa, almeno per chi è credente, insomma, poi il credo religioso può essere diverso, però che bisogna conoscere, bisogna agire per conoscere la verità, per sapere perché oggi non è solo in gioco la vita di noi come la vita temporanea di oggi, perché è la vita mia, quella degli altri, è limitata nel tempo, mentre oggi è in gioco anche quella dopo. Questo è qualche cosa che forse ancora non viene afferrato. Non viene afferrato perché siamo distratti da altre componenti, ecco, che hanno molta responsabilità in questo. A proposito di credo e di quant'altro, io le volevo fare una domanda che conosco già, perché vabbè, ne abbiamo già parlato. Vuole raccontare, se c'ha voglia, lei da credente, come ha vissuto il suo attentato a Pozzolungo? Ecco, questo sarebbe importante per le nuove E per generazioni, perché è forza importante con che i giovani sappiano, sono fatti che devono sapere. E lei ma, è un testimone di ma tutto. io credo che non è che io abbia vissuto un'esperienza con una sensibilità dissimile da quella che avrebbe vissuto chiunque. Chi sopravvive vedendo che sono morti altri al posto proprio, beh, come può diciamo rimanere indifferente? Poi ripeto, quello che ho fatto io prima sono state delle scelte consapevoli, quindi se io sono andato lì in Sicilia, io lo sapevo a ciò che andavo incontro e quindi è molto semplice dire così: ah, beh, ma mica l'hai fatto te, mica potevi, lo so, però le cose che derivano dalle nostre azioni, quando poi si verificano, non è che puoi prendere una spugna e cancellarle, no? E quindi è naturale. Poi noi nella vita non è che abbiamo delle vite di scorta, abbiamo quella che viviamo e quindi credo che sia naturale quello di cercare, specie se uno è sopravvissuto, il cercare di dare un senso alla propria vita, cercando di comprendere a che cosa è servita, a cosa è servito quel sacrificio che è costato ad altri la vita, e conseguentemente io credo che sia naturale quel percorso che via via ho svolto nella mia vita. Non potevo immaginare, per la verità, che che fosse un piano così diabolico, ecco. Questo mi ha stupito e mi ha stupito
anche in fin dei conti la semplicità attraverso cui è possibile la lettura. È possibile la lettura avendo seguito quel percorso, diciamo, perché ormai dal 2016 praticamente è qualche cosa che, almeno per quanto mi riguarda, è semplice da capire. Ecco, se quello che accade, mi dispiace non poterlo impedire. Ecco. Io direi, in conclusione, ti chiedo brevemente un commento, visto che adesso tutti i giornali e anche tutti i media non pensano ad altro, quasi come a far passare un po' le giornate, ogni giorno fanno precisazioni inutili sulla questione Messina Denaro, no? Allora, in conclusione, ti chiedo brevemente una tua opinione e un tuo commento sul fatto dell'arresto e di tutta questa morbosità del riempire le giornate giornalistiche. La distrazione, noi siamo distratti, la nostra attenzione è concentrata su quello che ci viene mostrato, no? Certo, anche le immagini, quelle della liberazione di Matteo Messina Denaro, mi pare veramente un po' inquietante, perché uscire e essere ripresi senza le manette, quando voi giornalisti sapete, perché c'è un codice deontologico che non dovrebbe consentire di riprendere gli imputati con le manette, ed è uscito senza le manette. E beh, viene da pensare che è uscito senza le manette perché doveva essere ripreso dalle telecamere. Cioè, a me pare che vi sia una rappresentazione della realtà che fa parte di una specie di sceneggiatura che, nella quale sono inseriti un po' tutti. E quindi sarà. Se io paragono le indagini che facevo a quell'epoca, in cui i particolari uscivano 3 mesi dopo, 4 mesi dopo, e oggi noi apprendiamo. Oggi sono state fatte le perquisizioni nei confronti di questo, oggi per quell'altro, partendo dal basso. Io sarei partito dall'altro, senza dire niente, perché le coperture, si parte dall'autista, o si parte, non lo so, insomma, ognuno ha i suoi criteri, e quindi io rispetto tutto quello che avviene. Però dico così, che c'è molto da ragionare su tutto quello che ci viene rappresentato, perché sembra molto una sceneggiata, ecco. Carlo, io ti ringrazio, questo magari è stato un appuntamento, ne seguiranno altri, per ora ti dico solo grazie. E poi insieme all'amico Pietro faremo poi noi degli ulteriori lavori di approfondimento per raccontare, per sviscerare, per fare le giuste premesse affinché quello che tu ci hai raccontato oggi a tratti costituisca uno spunto. è veramente qualcosa di molto forte, e io ci tengo che al nostro pubblico possa arrivare per come deve arrivare. Quindi, Carlo, per ora grazie.
cercheremo di disturbarti il meno possibile, ma ogni tanto verremo ad attingere a quello che qualche nuova. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie di cuore, Carlo. E Pietro, adesso ci metteremo all'opera. Pietro, arrivederci. Grazie di cuore anche alla nostra regia Mesbet, che farà un lavoro eccezionale sul materiale fornito da te oggi. Grazie di cuore. Va a tutti bene, quanti. Grazie. Arrivederci a tutti. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.